Come stiamo? È tanto che non ci sentiamo, ragazzi. Benvenuti in questo video. Oggi è un video assurdo, ragazzi. Voi lo sapete, no? Che esistono due mondi. Due mondi diversi, completamente. Cioè, con persone all'interno di questi due mondi che con credenze diverse, con abitudini diverse, gente che crede che sia normale, che sia un buono stipendio, 2000 euro al mese. Ok. Ed è assurdo. È gente che pensa, quindi 2000 euro al mese, ok. È gente che pensa che 1000 euro al giorno sono pochi. Che la normalità sia guadagnare molto di più. Che comunque 1000 euro al giorno sia una cosa semplice quantomeno, quindi 30.000 euro al mese. Ci sono questi due mondi. È assurdo perché quando ho scoperto questi due mondi, ok, tutto è cambiato nella mia vita lavorativa, sia a livello di quanto guadagno, sia a livello di che cosa credo. E quindi in base a quello che crediamo poi possiamo raggiungere obiettivi. È allucinante. Adesso vi spiego. Io sono Michele Maraglino, ho un info business legato alla musica. E in questo canale YouTube condivido la mia esperienza. Ho anche un canale YouTube per musicisti, ma in questo canale parliamo di business. Quindi, se ti interessano questi temi, ti invito ad iscriverti, attivare la campanella, commentare, supportare questo canale perché facciamo video molto interessanti su questi argomenti, anche su come guadagnare di più, su come investire. Dai anche un'occhiata ai video che sono già usciti. Benvenuto. Allora, io sono sempre stato, non lo so se l'ho raccontato in un altro video, un ragazzo che, un uomo ormai in età adulta, però anche quando ero più giovane, ho sempre, diciamo, non ho mai visto di buon occhio il fatto di avere qualcuno al di sopra di me, no? Un capo che mi dicesse che cosa fare, una sveglia che mi dicesse a che ora mi devo svegliare. Semplicemente un calendario che mi dicesse quando lavorare e quando no. Sarà forse dovuto anche al mio lato artistico. Mi sono approcciato alla musica, scrivo canzoni e mi piace la musica perché ti dà la libertà. Non è un lavoro tradizionale, quindi forse anche questo. Però quando ho capito che proprio non era per me, e le persone fanno questa scelta, decidono, dicono. Allora, no, non è per me andare in fabbrica, andare in ufficio, non è per me avere degli orari, degli impegni, la sveglia tutte le mattine, non è per me. Tu quando decidi che questa cosa non è per te, fai delle altre scelte e queste altre scelte ti portano a fare altri lavori. Quindi abbiamo da un lato, sì, scriviamolo, il lavoro dipendente, anche se 2000 euro al mese, sì. Dipendente, il dipendente e di qui uno che fa 1000 euro al giorno è sicuramente un imprenditore, ok? O imprenditore o professionista, cioè un libero professionista, ok? Di sicuro non è un dipendente. Ok, ragazzi, quindi quando fai queste scelte, quando fai le tue scelte, puoi sopportare o non sopportare. Io non sopportavo né la sveglia né che. Addirittura tutto è scaturito da un episodio. Ho fatto un anno da impiegato, diciamo, era il servizio civile qui a Perugia, però andavo in ufficio la mattina. Potremmo aprire una parentesi su. Vabbè, non l'apriamo. E quindi era un lavoro d'ufficio, dovevo andare a suonare, non so se l'ho già raccontato in altri video, dovevo andare a suonare e per andare a suonare mi servivano i giorni perché avevo delle date, 4-5 date di fila. C'era il weekend, ma c'era anche il giovedì, il mercoledì. Allora entro, vado da questo capo e gli chiedo: guarda, devo suonare e volevo libero mercoledì e giovedì. E lì dentro di me qualcosa si è rotto, no? È come, ho detto: ma non è normale questa situazione. Non è normale questa situazione. Io devo chiedere il permesso, ok? Per andare a suonare, che è tutta la mia vita. Col cavolo, questa cosa nella mia mente ho detto: questa cosa non succederà mai più. E così è stato. Ho finito l'anno di servizio civile, poi ho aperto la mia casa discografica, ufficio stampa, abbiamo fatto il fracello. Poi, anche dal 2016, la società di servizi di promozione e anche di infoprodotti, videocorsi. Ok?
Quindi sono diventato un imprenditore sostanzialmente, un libero professionista imprenditore. Ok? Quando facevo il libero professionista e imprenditore e lavoravo tranquillamente, comunque venivo da un'educazione che mi diceva che il lavoro dipendente, che 2000 euro al mese erano un buono stipendio, 1500, 1800, c'è chi pensa che 1800 è un buono stipendio, ok? Che se sei in questo mondo va bene, però c'è anche un altro mondo e questo io è questo di quello di non so più parlare. È di questo che vi voglio parlare. C'è anche un altro mondo dove è normalissimo fare altre cifre. Quando io ho detto voglio guadagnare di più e mi sono andato a informare come fare, ho scoperto che per guadagnare di più dovevo abituare il mio cervello ad altre cifre, ok? Ma poi mi è sembrato tutto così semplice e così chiaro e io li vedo questi due mondi. Da un lato il dipendente che pensa che 1800 euro al mese siano un buon stipendio, dall'altro l'imprenditore che dice ma io 1000 euro li faccio in un giorno, può essere mai 1800 euro un buono stipendio? Assolutamente no. E adesso vorrei farvi capire che guadagnare di più è possibile perché se tu devi ovviamente diventare un imprenditore o un libero professionista, devi assumerti qualche rischio perché nessuno ti regala niente, però hai la libertà, la gestione, che poi per avere libertà ci vuole disciplina, perché quando lavori qui nessuno ti dice quello che devi fare, te lo dici tu stesso, quindi devi avere molta disciplina. Però poi puoi scegliere, io la mattina mi sveglio e dico vengo qui in ufficio stamattina oppure voglio fare altro, ok, poi nei prossimi giorni recupererò oppure mi posso permettere dei giorni, posso anche stare una settimana senza non fare nulla, che poi a me piace lavorare, quindi lavoro sempre, ma questo è un altro discorso. Ma il semplice, io voglio svegliarmi la mattina con calma, non c'è una sveglia che suona. A volte arrivo qui alle 10, a volte arrivo alle 9, a volte arrivo a mezzogiorno, a volte arrivo solo il pomeriggio, a volte non ci vengo proprio. Con calma, io ho il controllo, non è che un altro mi deve dire. Vieni a lavorare, ma vacci tu a lavorare. Io non lavoro per nessuno, lavoro solo per me stesso, ok? Quindi, quando tu capisci che non è difficile fare 1000 euro al giorno, ragazzi, 1000 euro al giorno in un mondo di imprenditori e liberi professionisti, devi vendere dei prodotti, ok, ad un mercato, semplicemente prodotti da 300 euro. Prodotti da 200 euro, puoi vendere prodotti direttamente da 1000 euro, ok? Tu facciamo finta. Però non li voglio mettere in questa fascia, cioè in questa, nella parte dei dipendenti, dobbiamo metterli qui. Tu hai prodotti da 200 euro, 300 euro, prodotti o servizi, 1000 euro, ok? 100 euro. Divertitevi, devi vendere. Ne vendi due da 300, qua ne hai venduti due oggi, due da 400. E 2 da 200 hai venduto 6 prodotti oggi, quindi 2 da 200, 400, 2 da 300 sono 600, sei già a 1000, hai fatto 1200 euro. Allora, vendere 2 prodotti da 300 euro in un giorno e 2 prodotti da 200 e 2 prodotti da 100 in un'azienda in cui praticamente sei strutturato, hai la pubblicità che vende questi servizi e prodotti. Ok, ogni giorno ne puoi vendere molti di più in base poi a quanto puoi scalare, ma poi ne puoi vendere la metà, hai fatto 500 euro in un giorno, ok? Ma 500 euro in un giorno, capite che è semplice farli, ok? Quando tu vedi la semplicità, ovviamente devi creare prodotti e servizi che piacciono al mercato, che servono, aiutano, risolvono un problema alle persone in una specifica nicchia. Ci sono tutte queste cose che devi fare bene, ovviamente non è facile, però non è neanche difficilissimo, voglio dire. Devi solo assumerti la responsabilità, assumere la responsabilità di quanto guadagni, di quanto vuoi guadagnare e determinare la tua cifra e alzare e scalare il tuo business. Tu vuoi tutte le sicurezze nel 2020? Ricordiamoci che siamo nel 2022, lo leggete? Nel 2022, che cosa scegli? Sì, qui. Tu potrebbe avere senso se hai contratto a tempo indeterminato tutte queste menate qui, la sicurezza, le ferie pagate, questa mentalità in Italia che ci uccide proprio, la mentalità anche le ferie pagate, i diritti e quant'altro. Io non sono per la sicurezza, io sono per la libertà. Preferisco la libertà, magari rischio qualcosa di più. Sono scelte che ognuno di noi fa, legittime, però rischio qualcosa di più, ma preferisco
punto sulla libertà, c'è chi punta sulla sicurezza, però nel 2022 le aziende chiudono, ci sono guerre, ci sono pandemie, tu veramente ti senti al sicuro? Quando c'è un altro, c'è un mondo, io non so se riesco a farvelo capire in questo video, a farvi trasmettere, però io vivo così, vedo questi due mondi che camminano paralleli, persone che pensano che 2000 euro al mese siano uno stipendio, ma se io ci penso 2000 euro al mese, cioè perché ci devi mettere un mese per guadagnare 2000 euro lavorando 8 ore al giorno? Perché? Perché non ha senso, perché io sono per me non ha senso, sono passato di qua, volete passare di qua? Dovreste farvi coraggio e vedere, sì, c'è qualche rischio in più da prendere, però è bellissimo, anche una vita più appagante, di fare sempre lo stesso lavoro per la stessa cifra, e sì, c'è le ferie, e te lo dicono loro quando vai in ferie, 15 giorni all'anno, ma vaffanculo, no, io la penso così, scusatemi, pizzica il naso, bevo anche un po' d'acqua. Quando pizzica il naso sono soldi? Non lo so. Create i vostri prodotti e servizi e li vendete ad un mercato di riferimento, anche se non farete 30.000 euro al mese. Ma a questo punto, dopo questo video, quanto è passato? 15 minuti? Abbiamo parlato di queste cifre, ma non vi sembra già poco? 2.000 euro al mese? Cioè, 10.000 euro al mese, non vi sembra una cifra fattibile? Naccia, oltre questo naso. Scusate, oh. Soldi, un sacco di soldi. Non vi sembra una cifra più fattibile 10.000 euro al mese? Cioè, rispetto a quando avete messo i play al video. Dopo questo video, 10.000 euro, dovete solo cercare un prodotti e servizi da vendere ad un mercato. E saranno quanti? 10.000 euro al mese? Quanti sono? 200, 300 euro al giorno? Più o meno. 300 euro al giorno? È fattibilissimo, 300 euro al giorno e vi portate 10.000 euro al mese. Ovviamente poi ci devi pagare le tasse. Però ecco, cioè, si pagheranno queste tasse, oppure andate via dall'Italia, che cosa sta succedendo? Oppure questo paese, io mi rendo conto che non facilita, perché tutto un paese che è basato sulla cultura del lavoro dipendente, ma nel 2022 non vi conviene più. Pagherete le tasse, ma guadagnerete di più, o vi sposterete in paesi dove non si pagano le tasse e quindi sarà tutto vostro, ma avrete messo in piedi un vostro business, una vostra impresa, una vostra attività. Quindi vuoi guadagnare di più? Smettila di pensare come un dipendente, da dipendente, devi pensare da libero professionista e imprenditore. Ci sono molti più soldi sul tavolo. Ma te li devi andare a prendere, per andare a te li a prendere devi creare qualcosa di cui il mercato ha bisogno, che risolva un problema, e ti devi un po' scervellare. Ma se non volete fare neanche, non volete fare nessuna fatica, volete vivere con 2000 euro al mese, avete una vita limitata. È ovvio che più soldi avete, più esperienze potete fare. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, che cosa fate, conosciamoci se siete dei dipendenti, dei liberi professionisti o imprenditori. E se volete guadagnare di più, oppure se preferite la sicurezza, volete le vostre cose, non volete rischiare nulla. Però, ecco, vi ho esposto, credetemi, 1000 euro al giorno è una cifra che è semplice da guadagnare. C'è chi guadagna molto di più, ok? Con tutte cifre che noi abbiamo nella testa, ma guadagnare 2000 euro al mese non vuol dire niente. Potete fare molti di più. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi, mi raccomando. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!